Arriverà comunque nella seduta straordinaria del Consiglio regionale in programma nel pomeriggio, nonostante il parere non favorevole del Collegio dei Revisori della Regione Abruzzo, la delibera che destina 68 milioni dei 122 di disavanzo per la copertura del buco maturato nel 2023 del sistema sanitario regionale. La parte mancante giungerà ad avanzi di amministrazione ed altre economie. Tutto questo a pochi giorni dal tavolo di monitoraggio nazionale a cui sono sottoposte le ex regioni canaglia sui conti della sanità, tra queste l'Abruzzo. Una situazione ovviamente poco piacevole che ha fatto sobbalzare le opposizioni che chiedono la testa dell'assessore Verì, ma che non scompone più di tanto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, anche se da parte sua giunge una sollecitazione nemmeno troppo velata a tutte le componenti in gioco, a partire dai direttori generali delle quattro ASL chiamati a portare risultati concreti. Il dato dell'indebitamento è un dato naturale, riguarda molte regioni italiane e lo copriamo senza causare particolari danni agli abruzzesi e soprattutto senza aumentare minimamente le tasse. Questo non vuol dire che tutta vada bene, che ci sono delle prestazioni sanitarie su cui noi dobbiamo migliorare, chiamiamole in linea di massima liste di attesa, non dipende solo dai direttori generali, dipende anche da molti altri fattori, ma certamente loro sono lì per portarci programmi e risultati. E il Consiglio regionale non è lì solo per approvare leggi di urgenza costruite con grande velocità e perizia che tende a pagare, diciamo, il disavanzo. Quindi ci dobbiamo venire incontro, vuol dire che tutti quanti dobbiamo fare meglio. Deve fare meglio il Consiglio regionale e devono fare meglio anche loro. Io in ipotesi sono disposto a spendere anche di più per i servizi sanitari se questo ce lo permette il governo nazionale, ma a fronte di risultati che però arrivano maggiormente. Noi abbiamo di fronte a noi l'arco di una legislatura, in questa nuova legislatura non dobbiamo trovarci nelle condizioni con cui ci troviamo ad approvare questa norma che è frutto dell'ultima parte della legislatura precedente.